E ciao a tutti ragazzi, non credo, benvenuti in questo nuovo video. Oggi raga, è il giorno dopo di Roma Lecce, infatti parleremo della partita, ma prima di iniziare, chi si iscrive al canale mi manderà, mi dovrà anche iniziare a seguire su Instagram, questo qua, LucaRedYT-Official. Scrivermi in privato, dicendomi mi sono iscritto al canale e mandandomi la foto, e io gli farò, tra virgolette, pubblicità nei altri video. Infatti, oggi abbiamo già la prima persona che è una ragazza, che è lei. Che è lei. Trattino basso Carmen, trattino basso Albolino 01. Quindi andatela a seguire, semmai se riesco vi metterò un link in descrizione. Comunque, raga, che dire? La Roma ha giocato molto bene ieri. Segnano Smalling sul colpo di testa e Dybala sul calcio di rigore. Dybala che dopo aver trasformato il calcio di rigore si fa pure male, ma vabbè. Speriamo niente di grave. Anche se Mancini, anche se Mourinho ha detto no, che pensa che non rientrerà in campo prima del 2023. Quindi, ciao Pole. Nel mezzo tra l'1-0, tra il primo e il secondo gol, è arrivato anche il pareggio del Lecce. Col primo tiro e un gol. Grande prova anche di Zaleski, che ha fatto una gran partita. Una Roma che mi è piaciuta molto. Comunque, ieri mi ha fatto 3 punti fondamentali. Adesso, semmai, vado a dire la classifica. A che punto siamo? Mi prendo il naso oggi, non so il motivo. E comunque ora dobbiamo pensare anche a giovedì, perché giovedì è una partita da dentro fuori, quella di Siviglia, e tu devi vincerlo. Non me ne frega niente il pareggio, devi vincerlo. Ora andiamo su Wolves Football. Serie A. Classifica. Ecco, noi siamo quinti, magari primi, quinti a 19 punti. Stasera c'è la Lazio con la Fiorentina che si vince va a 20 e quindi noi saremo sesti. Comunque già stiamo a più 4 dall'Inter, a più 6 dalla Juve, perché comunque è buono, perché comunque basti pensare che tu ora c'hai giovedì, c'hai il Betis. Poi hai la Sampdoria a Genoa lunedì. Poi hai il Napoli in casa. Napoli che sperando che non si feri, che si fermi contro di noi. Poi hai il Verona. Poi hai il derby, la Lazio quindi. Hai il Sassuolo a Reggio Emilia, il Torino in casa, ovviamente arrivo fino al mondiale e poi basta. Dopo il Torino ci sarà il mondiale. Tu prima del mondiale devi rimanere attaccato a quelle, perché e se riesci anche di distaziare ancora, a prenderti qualche punto in più contro Inter e Juve, perché abbiamo visto che in queste partite Juve e Inter stanno fa faticano. Quindi, quando loro fanno passi falsi, noi dobbiamo approfittare. Quindi, hai due big match prima del mondiale, Lazio e poi, anzi, prima il Napoli e poi la Lazio. E il resto sono dei semplici, diciamo. Comunque c'è la Sampdoria. E con la Samp mi aspetto i 3 punti. Poi hai il Verona in trasferta, te ne vedi male, ma bene il pareggio. Poi hai il, che ne so, meglio chi era. Con Napoli in casa, visto come hai affrontato Juve, Atalanta, Inter, cioè un pareggio, una sconfitta e una vittoria hai fatto. Mo' vediamo con Napoli. Hai la Lazio, il derby. Se c'è pure il detto, derby non si gioca ma si vince, quindi devi vincerlo.
E poi hai il Torino in casa, e col Torino in casa si è una squadra ostrica, quindi anche un pareggio ci starebbe bene. L'unico problema è delle partite piccole, basta che non le perdiamo. Va bene, o il pareggio o la vittoria, ma le sconfitte no. Devi perdere col Napoli? Lo accetto, perdere col Napoli. Devi perdere con la Lazio? Con la Lazio? No, non l'accetto, perché non mi voglio sentire prese per il culo. Comunque, raga, ditemi la vostra cosa nei commenti, iscrivetevi, attivate la campanella e lasciate like. E vi ricordo la cosa di seguirmi su lucareddyt-official su Instagram, di mandarmi lo screen che siete iscritti al canale e io poi vi saluterò nel prossimo video. Comunque, raga, per questo è tutto. Lasciate like, iscrivetevi, attivate la campanella e noi ci vediamo come sempre con un nuovo video. Ciao, raga.